Nuovo fondo di WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA sulla vicenda del polo commerciale Mirolla, la cui realizzazione continua ad essere al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'ultima parola data è quella del TAR di Pescara, che ha recentemente dichiarato nulla la conferenza dei servizi del comune di Cepagatti, nella quale veniva di fatto autorizzata la SILA a proseguire i lavori di costruzione del centro commerciale. Una disposizione, secondo i giudici amministrativi, che non poteva essere concessa alla luce di una serie di prescrizioni, da quella dell'autorità di Bacino, che nel dicembre del 2013 espresso un definitivo parere negativo, a quella della VIA che nella dicembre del 2017 respinse l'istanza di proroga presentata dalla ditta. E a nulla vale, secondo la nota congiunta di WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA, la revoca del genio civile del febbraio del 2018 della sua precedente disposizione di cessazione dei lavori, perché esso non ha competenze autorizzative. Va anche precisato che la ditta costruttrice vorrà legittimamente attendere la sentenza del Consiglio di Stato, ma lo Stato attuale, le autorità territoriali di vigilanza, ossia i comuni di Cepagatti e Chieti, potrebbero già disporre, secondo il decreto legislativo 152 del 2006, la demolizione del ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile. Il fatto che l'annullamento sia avvenuto per violazione di legge apre degli ulteriori profili di responsabilità che potrebbero impegnare sia l'aspetto della responsabilità penale e sia l'aspetto della responsabilità contabile. In altre parole, una volta che si è concretizzata la violazione di legge, quindi il mancato rispetto di una legge da parte del comune di Cepagatti e del comune di Chieti dovrà essere valutata, viene spontaneo chiederselo, se questo comportamento in violazione di legge abbia potuto avvantaggiare o finanche svantaggiare qualcuno e se in ogni caso tutta questa attività che comunque ha determinato dei costi strettamente legati all'attività stessa della conferenza dei servizi possa essere posta a carico della collettività e rimanere a carico dei cittadini o, in quanto considerata illegittima dalla sentenza del TAR, debba essere posta a carico dei responsabili.